Oggi apriremo insieme un bellissimo e specialissimo calendario dell'avvento. Fai vedere che calendario dell'avvento è? È un calendario dell'avvento con 24 libri, tutti in inglese. Si chiama Advent Calendar Book Collection. Togliamo questo. Fai vedere come si apre. Si apre così. Sì. E contiene 24 libricini, tutti in inglese. È stupendo, guardate. Noi adesso non apriamo tutte le caselline, sennò il video dura troppo. Scegliete, ognuno di voi sceglie due caselline, le apriamo e facciamo vedere come sono questi libricini. Io voglio il 3 e il 10. Io vorrei il 3 e il 10. Allora apri il 3 se sai dov'è. Qua. Aspetta e fai vedere bene agli amici. Aspetta che vengo vicino a te. Piano piano. Little Red Riding Hood. Cos'è hood in inglese? Vediamo se lo sapete. Cosa vuol dire hood in inglese? Vuol dire bosco. Quindi vediamo chi indovina che storia è questa. Cappuccetto rosso. Facciamo vedere il contenuto di questo libricino. Ci sono delle illustrazioni bellissime. E come vedete, la storia con il sottofondo di tosse di Lorenzo. Tossisci e poi andiamo avanti. La storia è molto semplice da leggere. Qui dice: Little Red Riding Hood is setting off to visit her granny. Chi è granny? La nonna. La nonna. Quindi vedete, possiamo imparare tante nuove parole o consolidare parole che sappiamo già. Bellissimo. Rimettiamolo dentro, che poi lo apriremo ufficialmente durante l'avvento. Chi apre un'altra casellina? Lorenzo. Apri il 10 e vediamo piano piano senza romperlo. Io. Facciamo vedere anche che quassù nella I mettiamo, un attimo Lorenzo, mettiamo il link del video di un altro calendario dell'avvento pieno di libri che abbiamo aperto l'anno scorso, che era a tema Disney. Adesso lo apro. Sì, facci vedere cosa hai trovato. The Frog and the Princess. The Frog Prince. Cos'è frog in inglese? Rana. Bravissimi, la rana. E la principessa. La principessa. Come si chiama questa fiaba in italiano? La principessa Ranocchio. La principessa Ranocchio? Non è che non lo so, forse. Princess Poppy, si chiama Poppy questa principessa. Non so che storia è. Nemmeno io. La leggeremo, scopriremo questa storia. Chi apre la prossima casellina? Sofì, l'otto. Rimetti via questo e apri l'otto. L'otto e il 21. Ok, apri. L'otto. Vediamo che storia c'è. Piano piano. È grassate. Questa qui mi pare che la so, non lo the so. The Ant and the Grasshopper. Sapete che non mi ricordo cosa vuol dire grasshopper? Sì, cavalletta. Che forse cavalletta, hai ragione. E ant invece è? Formica. Formica. Questa qui va la formica e la cavalletta. La sigalla. La cicala. Cicala, me lo ricordo perché questa è una fiaba famosissima francese, La cigale e la fourmi de La Fontaine. E noi, se vi ricordate bene, siamo andati in un paesino in Francia dove c'erano tutte le statue delle fiabe di La Fontaine. Vi ricordate? Ho fatto tantissime foto, facevo fermare papà con la macchina e correvo in mezzo alla strada a fare le foto. In quel paesino c'erano tutte le statue, quindi questa è la cicala e la formica. C'è anche una canzoncina che so, che non mi ricordo. Anche in francese c'è una canzoncina. C'è che la cicala e la formica vanno in chiesa, una delle muore. Sofì, passiamo, andiamo avanti con la prossima casellina. Il 21. Come mai il 21? Perché è il giorno che sono nata. Ok. E l'altro è il mio numero fortunato. Che cos'è? Un paro new clothes. Vediamo. The Emperor New Clothes. Cosa sono clothes in inglese? Vestiti. Anche questo sembra bellissimo. Tocca all'Anais. Che numeri vuoi aprire, Anais? 20. Apri il 20, piano piano senza romperlo. Cos'è? Biancaneve. Vediamo, come si dice Biancaneve in inglese?
vediamo se mette a fuoco. White Snow. Snow White. Snow White and the Seven Dwarfs. E i sette nani. Bellissimo anche questo. Tocca di nuovo ad Anais. Voglio il 6. Il 6. Vediamo cosa hai trovato. Tutte principesse. Cosa hai trovato? The Nutcracker. Cos'è Nutcracker? Lo schiaccianoci. Stavo per dire Nutcracker, stavo per dire sentiamo. Cracker con il burro d'arachidi. Ah beh, molto logico, guardate che bella. Noi andiamo avanti poi ad aprire tutto, metteremo qualche foto su Instagram di questi libricini, magari facciamo qualche short in cui leggiamo i libri. Cosa devono fare gli amici se gli è piaciuto questo video? Pollicciare! Pollicciare! E iscriviti al nostro canale! E nell'info box vi mettiamo tutte le informazioni su The Osborne, che vende libri in inglese, per dirvi dove li potete comprare. Ciao!